Gesù, entra nella nostra storia, vieni in mezzo a noi, nascendo da Maria per opera di Dio, ma con la presenza di San Giuseppe, il padre legale che lo custodisce e gli insegna anche il suo lavoro. Gesù nasce e vive in una famiglia, nella Santa Famiglia, imparando da San Giuseppe il mestiere del falegname, nella bottega di Nazaret, condividendo con lui l'impegno, la fatica, la soddisfazione, anche le difficoltà di ogni giorno. Questo ci richiama alla dignità e all'importanza del lavoro. Il libro della Genesi narra che Dio creò l'uomo e la donna affidando loro il compito di riempire la terra e soggiogarla, che non significa sfruttarla, ma coltivarla e custodirla, averne cura con la propria opera. Il lavoro fa parte del piano di amore di Dio. Noi siamo chiamati a coltivare e custodire tutti i beni della creazione e in questo modo partecipiamo all'opera della creazione. Penso a quanti, e non solo giovani, sono disoccupati. Molte volte, a causa di una concezione economicista della società che cerca il profitto egoista al di fuori dei parametri della giustizia sociale. Desidero rivolgere a tutti l'invito alla solidarietà e ai responsabili della cosa pubblica l'incoraggiamento a fare ogni sforzo per dare un nuovo slancio all'occupazione. Questo significa preoccuparsi per la dignità della persona, ma soprattutto vorrei dire di non perdere la speranza. Anche San Giuseppe ha avuto momenti difficili, ma non ha mai perso la fiducia e ha saputo superarli nella certezza che Dio non ci abbandona. E poi vorrei rivolgermi in particolare a voi, ragazzi e ragazze, a voi giovani. Impegnatevi nel vostro dovere quotidiano, nello studio, nel lavoro, nei rapporti di amicizia, nell'aiuto verso gli altri. Il vostro avvenire dipende anche da come sapete vivere questi preziosi anni della vita. Non abbiate paura dell'impegno, del sacrificio e non guardate con paura al futuro. Mantenete viva la speranza. C'è sempre una luce all'orizzonte. Per ascoltare il Signore bisogna imparare a contemplarlo, a percepire la sua presenza costante nella nostra vita. Bisogna fermarsi a dialogare con Lui, dargli spazio con la preghiera. Ognuno di noi, anche voi ragazzi, ragazze e giovani, così numerosi questa mattina, dovrebbe chiedersi: quale spazio do al Signore? Mi fermo a dialogare con Lui? Fin da quando eravamo piccoli, i nostri genitori ci hanno abituati ad iniziare e a terminare la giornata con una preghiera, per educarci a sentire che l'amicizia e l'amore di Dio ci accompagnano. Ricordiamoci di più del Signore nelle nostre giornate.